Sì, grazie Enrico per la linea in compagnia di Simone Farelli, Pescara Store. Una consuetudine, no? Possiamo dire così, settimana in settimana con tanti bambini, Simone, e questo anche e soprattutto il bello del calcio, no? Sì, questo alla fine è quello che rimane, quello un po' più profondo. Poi c'è il resto che chiaramente coinvolge, molto spesso magari ti fa preoccupare, ok, ma il bello del calcio è quello che ti lascia spensierato, è senz'altro questo, specialmente in un periodo a ridosso del Natale che chiaramente chiama i bambini più vicino a noi, eccoci. Parlando del resto, che è quello che ci riguarda, diciamo così, obiettivo riscatto, senza esasperare, senza enfatizzare, però è chiaro che il Pescara viene da un periodo non propizio sul piano dei risultati, domenica c'è una grande opportunità. Decisamente, non possiamo nasconderci dietro al fatto che ci sia stata una flessione di risultati e domenica c'è già un bel banco di prova contro il Trapani, che è una formazione che, diciamo, ha una classifica che non gli sorride, ma ne ha messe sotto diverse di squadre. Verrà chiaramente da un certo punto di vista spensierato perché ha cambiato l'allenatore, quindi ci darà sicuramente delle preoccupazioni. Ecco, Castori, come tutti gli allenatori, non ha la bacchetta magica. È chiaro che insomma in 2-3 giorni non è che si può cambiare la fisionomia di una squadra, però è un allenatore molto caratteriale. Sicuramente il suo temperamento ha fatto di lui un allenatore che ha ottenuto risultati sperati, come la salvezza del Cesena, la vittoria di campionato del Carpi e anche tanti punti in Serie A nel girone di ritorno quando poi alla fine è retrocesso. Sicuramente trasmetterà in pochi giorni il suo temperamento, questo sicuramente, non avrà la bacchetta magica. Tra l'altro stavo dando uno sguardo alla tua carriera, mi ricordavo che hai giocato per un breve periodo proprio a Trapani, stagione 2016-2017, sì. Hai evitato la retrocessione perché poi sei andato ad Arezzo. Sì, poi ero andato via, erano stati sei mesi intensi perché venivano dalla finale e c'era una grandissima aspettativa a Trapani. Proprio contro il Pescara? Contro il Pescara, sì, verso la finale lì al provinciale contro il Pescara. Di Trapani ho un ricordo eccezionale perché è un posto dove la gente ti fa sentire veramente a casa, c'era un entusiasmo dilagante, peccato che poi alla fine tante aspettative hanno fatto sì che venissero meno determinate certezze. E un posto meraviglioso, una gente veramente che ricordo con particolare affetto. L'ultima, una curiosità, perché da quella stagione giocasti 4 partite, sì. Se è esatto il dato, poi da quella stagione non hai messo più piede in campo. Sì, da quell'altro mi sono riposato, da quel momento in poi mi sono riposato, no, sicuramente. Poi dopo sono cambiati gli scenari e ovviamente anche gli obiettivi, no, perché l'obiettivo sarebbe sempre quello di andare in campo. Sì, sono cambiati sicuramente gli obiettivi, gli scenari, e certo non mi dispiacerebbe tornare in campo e chissà, comunque ci si allena ogni giorno per farsi trovare pronti qualora insomma si venisse chiamato in causa. Un grande professionista, noi l'abbiamo sempre detto, è stato un piacere parlare con te, Simone, grazie, in bocca al lupo per la partita di domenica. È tutto dallo store, la linea può tornare a te, Enrico.